importante. Potrei raccontare quello che facciamo, che fa l'APOFI, che fa la provincia, in materia sia di cultura che di formazione, di politiche di inserimento lavorativo, però voglio provare a ragionare su due o tre cose e lanciare due o tre appelli, raccontando un po' di cosette che mi sono tornate in mente chiacchierando e ascoltando le persone che mi hanno preceduto prima, per andare veloce. Io sono una, come leggerete pure nell'almanacco che vi invito a comprare, che costa, cioè non sono dell'associazione, non mi piace, allora dico ragazzi, così pure si sostiene la cultura e si sostiene l'energia giovane, quindi portatelo a casa. Sono stato invitato per questo, esatto, questo è un ottimo video. Non vende nessuno. Ok, allora, io sono appassionato di jazz, mi piace, lo ascolto, ne leggo e leggevo un libro di un po' di tempo fa, degli anni 80 più o meno, 89, 88, che raccontava della storia del jazz, fra cui c'era un capitolo tutto dedicato all'Italia. In questo capitolo si diceva che c'erano tre grandi esperienze che stavano prendendo piede in Italia di promozione del territorio attraverso il jazz, ed erano Roncaglia, il titolo non me lo ricordo, l'autore era Roncaglia, ed erano Siena, Perugia, Matera. Ok, così presi dallo shock. Allora sono passati 25 anni, io lo so che, non, che ne so, a Siena c'era la Monte dei Paschi, la fondazione che a Perugia, non lo so, hanno costruito questo legame con la Berkeley University, non lo so, ci sono delle condizioni di contesto, produttive, di ricchezza dei territori, però forse c'è anche una incapacità di rischiare, di dire sì, su quella cosa ci avrei puntato. Vabbè, io avrei puntato sul jazz per affettività, però la questione è, siamo possibile che non siamo stati in grado ancora oggi di puntare su due o tre cose che siano leve di cambiamento e che siano leve di sviluppo? E qui lo pongo come tema, perché poi i decisori, ma non solo i decisori, perché poi i decisori scelgono sulla base delle pressioni e dell'assillo che ricevono. Allora il decisore deve essere autonomo, però in qualche maniera anche il territorio deve sapere che se c'è una strategia va portata fino in fondo, se vogliamo fare massa critica e sfondare, avere quella visibilità che altrimenti non avremmo mai. Se no, lì sono rimaste solo due. Secondo tema, avevo finito per parlare, se vogliamo fare sviluppo, io condivido tutte le riflessioni di Francesco e anche la spinosità del tema di collegare la cultura allo sviluppo, eccetera, eccetera. E provo a fare un ragionamento velocissimo. Quando si parla di cultura e di sviluppo ci sale sempre quest'ansia fra fruizione e creazione. Infatti molti dicono, sì, vabbè, ma se la butti sulla cultura, prima o poi il Mediterraneo, la parte del Mediterraneo, sud del Mediterraneo, sarà una sorta di parco giochi dell'Europa del Nord, dove verranno a fare le vacanze, dove verranno a vedere l'opera a Verona, eccetera, eccetera, oppure a, che ne so, i pupi in Sicilia, eccetera, eccetera. Vorrei provare a dare un messaggio di ottimismo. In un minuto. La fruizione, nella cultura, siccome viviamo nella sovrabbondanza di esperienze culturali, anche essa appartiene un po' a una categoria del Novecento, come diceva. Perché? Perché oggi, se ci ragionassimo un po' meno da adulti, un po' più da ragazzi, e lo dimostrava ad esempio il Camp, il Basilicata Camp, chi si misura con la cultura si misura in termini di creazione, non di fruizione. Di fruizione si misura più mia madre quando decide di andare a teatro una volta all'anno. Quindi, è un pericolo che non corriamo, anche perché fruire solamente significa avere un'esperienza unica che poi finisce lì, ma noi sappiamo benissimo che l'uso della cultura in genere fertilizza, in genere cambiamento e energia. Allora, ultima cosa e finisco, l'appello è, ma liberiamo questa energia, facciamo che possa essere liberata nella parte più giovane, ma ovviamente su un tema generazionale. Però
Io sarei ben contento di, come dire, di essere sopravanzato da un uomo che tenga l'idea migliore della mia.